Un saluto dalla redazione del GR Asi. In studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Via libera oggi del Parlamento europeo all'accordo sulla Brexit con 621 voti favorevoli, 49 contrari e 13 astensioni. Spetterà domani al Consiglio adottare l'atto. Il divorzio tra Londra e Bruxelles inizierà ufficialmente il giorno successivo, dando il via a un periodo di circa un anno di negoziati bilaterali per definire i rapporti commerciali e giuridici tra il Regno Unito e gli ex partner del vecchio continente. Veniamo in Italia, ok del Senato con 140 voti favorevoli e uno contrario al decreto legge su Alitalia che prevede il prestito di 400 milioni di euro per la continuità delle attività della compagnia aerea del nostro paese per 6 mesi. 100 senatori di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia si sono astenuti. Chiusura positiva per Piazza Affari, l'indice FTSE MIB della Borsa di Milano ha concluso le contrattazioni odierne con un rialzo dello 0,57% a 24.164 punti. E per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.